Salve a tutti ragazzi, sono Leone, oggi siamo tornati su Dauntless. Ragazzi, è da molto che non giocavo a Dauntless e come potete vedere hanno messo l'open world. Non è che non è andato, non potete vederlo perché ora ve lo faccio vedere com'è. Comunque ragazzi, l'open world c'è un po' di gente, ci sono gli eventi pure che ci sono in giro. E ragazzi, per chi non lo sapesse, per chi non gioca da tempo come me, hanno messo il cammino dello Slayer, che sono i prestigi. Oltre ho un botto di cose, perché ragazzi, per chi comincia a giocare, non dico i giocatori vecchi, perché un po' di cose già ce l'hanno. Tipo, questi cosi sono tipo i potenziamenti per l'arma, perché hanno dato lo scopo pure a loro, per chi non lo sapesse. E tipo, ragazzi, con l'ascia ho un botto di danni. Però ragazzi, per chi non ce l'ha, è molto molto costoso queste cose. Poi ragazzi, qua ci sono i deltaplani, che ce l'ho al massimo. Il potenziamento della corazza, questo qua è un po' inutile. L'elmo, perché ragazzi, da aumenta la cura delle fondi. Chi è che beve più dei fondi? Questo è buonissimo, che dà più pozioni. E quando c'ho soldi lo potenzierò. Poi qui ci sono altri personaggi, quello non mi interessa. Qua il Beamoth, la lanterna. Le abilità, tipo, perché se andate avanti, queste qua sono delle mod che sono davvero importanti, certe mod. Tipo come quella dell'ascia, l'ascia caricata, che nelle ascensioni è la cosa più forte che ci sta, secondo me. Però ragazzi, qui ci sono le resistenze ai danni. Andiamo avanti, più raccolta, le bombe. Ecco qui ragazzi, quello che vogliamo dare, il prestigio. Perché ragazzi, qua se fate il prestigio, tipo, se arrivate a livello 20 dell'arma, ragazzi, non è più come prima, allora a livello 20 si arriva facilmente. Fate prestigio, più prestigi fate, più siete forti, in parole povere. Ecco ragazzi, se voglio far vedere per un'altra cosa che mi sono dimenticato. No. Ok, no, questi ragazzi hanno messo le ascese. Tipo, ragazzi, questo qua sono tipo le istanze, quindi ora non trovate più un Beamoth come prima. Ora andate qui nelle istanze e potete trovare molti Beamoth e ve lo dovete cercare. Poi ci sono le ascensioni terrestre oscure, poi queste le faremo più nei video. Ora andiamo in giro, se, tipo, se vado di là ci sta un Emberman, oppure da queste parti non si sa cosa c'è. Andiamo da queste parti. Vedete ragazzi, sono livello 16, prestigio 1 con l'ascia, perché giocavo prima e quindi mi ha dato automaticamente all'inizio il livello 20, perché c'avevo l'ascia al livello massimo. Faccio vedere io, questo è il simbolo di chi ha giocato in passato. Non si vede, eccolo. C'è quello della luce, però non... non so se seguire gli altri. Fatto un basso tiratore con l'ascia, e chi non sapesse, quella è una mod di Lady Fortuna che costa un botto. Ecco perché posso tirarla tre volte l'ascia. Adesso non mi fa attivare l'abilità. Fa niente raga. Ormai è morto, quindi non direi che attivo l'abilità. Ragazzi, è durato pochissimo questo Emberman. Però come potete vedere in basso mi ha dato delle esperienze, e con quell'esperienza sono più forte. Comunque ragazzi, potete cambiare l'equipaggiamento durante la partita.
fate questa cassa e andate sui vendere e cambiate l'equipaggiamento. Tipo, non voglio più lascia. Tipo, posso mettere martello, ragazzi. Ce l'ho al 20, quindi farò un botto. Ah sì, è una cosa molto importante. Se, come potete vedere, quest'arma a 20, questa a 120. Io posso scaricare la potenza una volta e da 20 arrivo a 120. Quindi questa è una cosa molto utile, però. Oddio. Ma ti dirò, nasce appresso. Non è vero. No, no, no. Allontanati, criceto di merda. Meglio stare lontano dai qui così. Mi è salito un criceto strano. Comunque ragazzi, vi saluto, fatemi sapere. Poi ragazzi, più là farò degli altri video di Dauntless. Farò pure l'ascese. Se qualcuno ci gioca, fate sapere che vi mando l'amicizia. E ciao a tutti.